Cerca agenti. Le aziende che cercano nuovi agenti di commercio. Annunci di ricerca agenti. Out of the Blue. Out of the Blue è un importante fornitore in tutta Europa di articoli da regalo, articoli di tendenza e articoli di decorazione, con un'interessante selezione di giocattoli, accessori moda e articoli per la casa e ricerca commerciali per la Toscana. Se sei interessato, vai sul sito radioagenti.it e clicca su Out of the Blue. Annunci di ricerca agenti. MSA Compliance SRL. MSA Compliance, società specializzata in adeguamento GDPR, normativa privacy, seleziona agenti plurimandatari per la ricerca di clienti corporate in Lombardia. L'attività sarà finalizzata a procacciare clienti dei settori retail, web, IT o sanitario, attività strettamente toccate dalla normativa in materia di protezione dei dati. Se sei interessato, vai sul sito radioagenti.it e clicca su MSA Compliance. Annunci di ricerca agenti. Eolo S.p.A. Eolo S.p.A., operatore nazionale di telecomunicazioni, leader nel campo della banda ultralarga wireless per il mercato residenziale delle imprese, ricerca partner commerciali dedicati al segmento business per le regioni Lazio, Abruzzo, Campania e Sicilia. Se sei interessato, vai sul sito radioagenti.it e clicca su Eolo S.p.A. Annunci di ricerca agenti. Boeler Italia SRL. Boeler, azienda leader di analizzatori di combustione, telecamere per la videoispezione, canne fumarie, scarichi fognari ed attrezzature, cerca venditori da inserire nel proprio organico con contratto a tempo indeterminato. La ricerca è attiva su Veneto e Lazio. Se sei interessato, vai sul sito radioagenti.it e clicca su Boeler. Avete ascoltato? Annunci di ricerca agenti. Radioagenti.it, passione per la vendita. Passare da agente di commercio, persona fisica, a società è già insomma un dilemma che tanti di noi hanno avuto, hanno preso una decisione, poi sono tornati indietro, poi l'hanno fatta, trasformazione. Quindi già decidere se fare l'agente di commercio, persona fisica o aprire una società di agenzia è già, come dire, un aspetto complesso, una decisione complessa. Pensare addirittura a dover scegliere quale tipologia di società dover aprire, già anche a quello va a complicare ancora la situazione. Un po' la matriosca, apro questa cosa. E oggi io con lei, dottor Savini, vorrò affrontare questo argomento. Lei si è prestato, quindi l'affronteremo, cercheremo di dare delle soluzioni tecniche, dei consigli pratici. La facciamo pratica, sì? Ma certo, direi. Oh, sì. La facciamo pratica, assolutamente. Ho saluto fatto male a prestarmi, io non... No, non lo so, un prestito gratuito. Prestito gratuito. Comodato d'uso, oggi abbiamo incomodato d'uso gratuito il dottor Savini. Insomma, ora, come in tutte le cose della vita, in tutti gli aspetti della vita, oggi sono un po' così, un po' come dire romantico, anche l'amore, ci sono vari aspetti, non mi guardi con quegli occhi dottor Savini, ci sono degli aspetti da, come dire, da prendere in considerazione, quindi vari aspetti. E nel decidere se passare da persona fisica a società di agenzia e soprattutto nell'ambito delle società, quali società scegliere, che poi non sono soltanto società, perché vedremo che c'è anche l'impresa familiare di cui oggi parleremo in maniera copiosa, ci sono diversi aspetti. L'aspetto legale, che è quello che sono le indennità di fine rapporto, per esempio. L'aspetto previdenziale, la pensione, ho raggiunto il minimo per poter prendere la pensione sia INPS che Inasarco? Quale sarà la pensione che prenderò? Mi conviene in questo caso mollare, smettere di versare e diventare società, e lo vedremo. E poi c'è l'aspetto fiscale, che quindi sono i soldi, i danè, le tasse, quanto costa. Su questo ci concentreremo, aspetto fiscale. Obiettivo rigorosamente con 2B, perché qui siamo su obiettivo agenti della puntata, sarà riflettere, valutare,
decidere e poi agire. Tiziano Cenciarelli, partiamo con la trasmissione. Ciao, vi mando un vocale per capire quale puntata meglio vedere. Buongiorno carissimi, allora vi faccio questo vocale giusto per chiarire velocemente il tutto. Ciao Emanuele da Como. Posso farvi un vocale? Buongiorno Forum Agenti. Quindi il problema per cui è stata rifiutata la prima volta è stato il fatto che non si è riusciti ad allegare tutto in quell'allegato lì. Adesso mi chiede di fatturare. Va bene, fammi un mandato. No, perché non saprei che tipo di mandato farti. Sì, sì, anche perché io comunque da questa azienda vorrei, se riuscissi a farmi mandare via. Io volevo capire un po' in merito a questo argomento, approfondire, non so, io non so a chi rivolgermi. Sono disperata perché nessuno mi sa dare delle informazioni appropriate. Grazie e buonasera. Grazie, comunque siete sempre presenti. Non lo so, ditemi voi cosa altro devo fare. Grazie. E allora giovedì 14 settembre siamo in diretta qui con me il dottor Dino Savini. Salve dottor Savini, benvenuto, bentornato. Buongiorno a tutti. Rilassato, grazie. Rilassatissimo, grazie. Ha finito le ferie già da qualche giorno, ma ancora vedo sui tratti del suo viso un po' di riposo. Ancora non mi è super sole, mega stressato, il sole, vero? Il sole. C'è ancora un po' di abbronzatura, un po' meno sui visi di Tiziano Cenciarelli, Marco Potetti. Non mi è dato sapere il viso di Francesca Sacco perché è in smart, quindi no, fa la nostra, diciamo, la redazione smart redazione, che salutiamo. Invece potete perfettamente vedere Davide Ricci qui al chiodo, al lavoro, abbronzatura zero, e quindi siamo qui al lavoro già da tempo, perché ho fatto le ferie a luglio, dottor Savini, ma ricordo, non lo dica a nessuno. Ricorda, non lo dica a nessuno. Allora, tema della puntata: passare da agente di commercio persona fisica a società di agenzia, SRL, SAS, SNC, impresa familiare. Quale conviene? Questo è il tema di oggi che affronteremo col dottor Savini, ma prima abbiamo il quizzetto. Il quizzetto, il nostro quiz, che è piccolino, per vincere la tazza di Radio Agenti, la nostra tazza. Il quizzetto di oggi, quindi il primo che darà risposta esatta e la manderà al nostro numero di WhatsApp, che è lo stesso per intervenire in diretta oggi, 329-672-5562, ripeto 329-672-5562, il nostro numero di WhatsApp, come hanno già fatto Giuseppe, Mimmo, Marco, un altro nostro ascoltatore che vuole rimanere anonimo, fatelo, ma soprattutto fatelo per rispondere alla domanda del quizzetto. Oggi la domanda è dedicata a Forum Agenti Regionali, quindi è molto semplice. La prossima tappa di Forum Agenti sarà Forum Agenti Sardegna, che si terrà giovedì 28 settembre a Cagliari, ok? Quindi tutti i nostri agenti di commercio sardi ora lo sanno, giovedì 28 settembre a Cagliari. La domanda del quizzetto è semplice: in quale location, Cagliari è grande, quale sarà il centro congressi di quale albergo dove si terrà Forum Agenti? Mandateci la risposta al 329-672-5562 per vincere la tazza di Radio Agenti. Se sarete i primi a mandarlo e se la vostra risposta sarà esatta, riceverete la tazza in regalo di Radio Agenti. Naturalmente la tazza di Radio Agenti potrete anche venire a prenderla a tutti i Forum Agenti che ci saranno. Sappiamo che abbiamo quindi Cagliari il 28 settembre, a Bari il 4 di ottobre, ad Ancona il 5 di ottobre, a Catania il 12 di ottobre e festa grande a Milano giovedì 9 e venerdì 10 novembre invece al Forum Agenti, che non è un regionale ma è un internazionale in realtà, che si terrà a Milano. Ma bando alle ciance, qual è il centro congressi di Cagliari dove si terrà giovedì 28 settembre il prossimo Forum Agenti? Dateci la risposta esatta e riceverete la tazza di Radio Agenti in omaggio. Allora dottor Savini, abbiamo detto appunto scegliere diciamo da persona fisica, agente di commercio persona fisica, a società d'agenzia SRL, SAS, SNC, impresa familiare. Io lascio a lei la parola, magari iniziamo dal contrario, prima dicevamo, no, microfoni spenti, partiamo dall'impresa familiare, non so, decida lei come vuole affrontare il discorso. Ma, direi partiamo dal livello 1, non il più basso, perché insomma il più basso sembra quasi come se uno
diciamo, se uno fosse meno importante di un altro, esclusivamente al fatturato e al reddito. In realtà ci possono essere scelte anche che non dipendono da reddito e fatturato, però allora, sì, direi... soprattutto, no, come dicevamo all'inizio, le scelte che hanno un aspetto che non è un aspetto prettamente fiscale, no, che è la sua materia. Per esempio, diciamo, l'aspetto legale, le indennità di fine rapporto, lo ricordiamo, chiunque di voi deciderà di chiudere, diciamo, la propria posizione, come chiudere o rinunciare al mandato con la propria, fare una cessione bla 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 alla posizione personale, sappia che se intestate un mandato ad una società, quindi diventa una società quale essa sia, a parte l'impresa familiare, ma insomma poi lo vedremo, sappiate che non è che perdete le indennità, ma non potete prendere le indennità automaticamente quando andrete in pensione, per esempio. E poi c'è la parte previdenziale, lo vedremo, perché in alcuni casi la società, se siete con un SRL, non prendereste più contributi in ASARCO, ma lo vediamo dopo. Però le scelte sono quelle fiscali, quelle che andiamo ad analizzare oggi. Diciamo che il primo, così, appunto, è quello che si pensa ad esercitare un'attività in maniera collegiale, quindi non più individuale, nel momento in cui si creano determinate esigenze che possono essere quelle dello sviluppo della propria agenzia di rappresentanza, magari anche l'esigenza di lavorare con collaboratori, perché è ovvio che nello sviluppo c'è da una parte il fatturato, ma dall'altra parte anche la struttura, no? Ok, detto questo, parliamo di agenti che non stanno nel forfettario, perché il regime forfettario è, diciamo, l'unico regime che prevede che il contribuente eserciti l'attività in maniera individuale. Quindi se uno ha un regime di contabilità forfettaria, okay, non può pensare a forme alternative, anche perché già di per sé il regime agevolato forfettario presenta delle agevolazioni importanti. E quindi prima di rinunciare al regime forfettario, considerando che è un regime... Perché lei parla di rinuncia, quindi vuol dire che c'è un vantaggio, no, in alcuni casi, ad essere nel regime forfettario. Certo, ricordiamoci sempre che gli agenti di commercio hanno una deduzione forfettaria del 38% dei costi, quindi hanno un margine di redditività riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate del 62%, i consulenti finanziari del 78%, quindi in pratica hanno una base imponibile per i contributi previdenziali del 62 o del 78, e poi al netto dei contributi obbligatori pagati pagano l'imposta sostitutiva, che per i primi 5 anni è il 5%, dopo vita lavorativa natural durante è del 15%, quindi comunque è un'agevolazione molto interessante. Molto più bassa del primo scaglione di IRPEF, per capirci. Assolutamente, insomma, no? Sì, quindi ricordo sempre magari di verificare le eventuali detrazioni, la perdita dell'IVA, queste cose, ma ne abbiamo parlato tantissimi podcast, esatto, sul forfettario. Se qualcuno, esatto, di voi vuole avere qualche link, o va sul sito oppure ci manda un link al nostro numero di WhatsApp 329 672 5562. Abbiamo fatto più, esatto, di una puntata, quindi, col dottor Savini, approfondendo dal forfettario e entriamo quindi in in uno scenario di agenti consulenti finanziari che non sono in regime forfettario. Allora, scioglierei immediatamente la riserva sui consulenti finanziari. Ma perché? Perché i consulenti finanziari non possono esercitare l'attività in maniera collegiale se non attraverso la formula dell'impresa familiare, mentre gli agenti di commercio possono esercitare con l'impresa familiare, con le società di persone, che sono le società in nome collettivo e società in accomandita semplice, e con le società di capitali, che sono invece le SRL, le società per azioni. Vediamo se ho capito, un consulente finanziario non può avere un SRL e fare il consulente finanziario tramite l'SRL. No, diciamo che o lui come persona fisica, se ha un rapporto diretto con l'istituto di credito che rappresenta, ci deve essere, diciamo, un rapporto con il consulente persona fisica. Okay. L'unico modo che ha è quello dell'impresa familiare. Quindi io, ecco, partirei dall'impresa familiare perché è la forma giuridica che può riguardare sia gli agenti di commercio che i consulenti finanziari. Le faccio una domanda secca, ma l'impresa, sì, familiare è una società? Non è una società. Ok. Non è una società perché? Allora, perché il titolare
rimane sempre il titolare della ditta individuale. Quindi se Davide Ricci, ditta individuale, vuole aprire un'impresa familiare, e l'impresa familiare può essere aperta, può essere, diciamo, interessare i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. Quindi parenti entro il terzo grado, normalmente un'impresa familiare si fa dichiarando in una scrittura privata autenticata dal notaio, quindi è necessario fare una scrittura privata autenticata dal notaio, non è un atto pubblico, è una firma autenticata, una scrittura autenticata, quindi costa, non costa tanto come, come cosa. Comunque devo andare dal notaio, cioè comunque è un atto che deve fare il notaio. Una scrittura privata autenticata, e quindi l'autentica la fa il notaio. Ok. Costa assolutamente meno di 1.000 euro, ecco, mi è capitato di ok, così abbiamo 600, anche un parametro 700, ah, massimo 800 euro, sì. Questo può costare, tra l'altro deducibili, ok? Nell'impresa familiare possono entrare, abbiamo detto, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo. Gli affini sono la nuora, il cognato, il suocero. Guardi, ho una domanda che ci ha fatto, sì, Giuseppe, che le faccio proprio su questo, così la, le fa, sì, faccio la domanda di Giuseppe. Prego. E le do il modo, insomma, di rispondere. Giuseppe ci, ci dice: salve, vorrei porre una domanda. Mio cognato, fratello di mia moglie, che poi io per esempio sono, su queste cose sono una frana, giorni della settimana e parentele, non, cognato non so assolutamente chi sia, quindi grazie Giuseppe per averlo specificato. Mio cognato, fratello di mia moglie, può essere considerato un familiare che posso inserire nell'impresa familiare, chiaramente dimostrando il grado di parentela attraverso lo stato di famiglia di mia moglie. Approfitto per ringraziarvi per il meraviglioso lavoro di informazione che svolgete, vi seguo con grande attenzione, grazie. Questo era Giuseppe. Beh, prego, grazie, quindi... grazie intanto Giuseppe per seguirci, perché sono, sono sempre belli questi messaggi che mandano, e per i complimenti, insomma, sì, fanno, piacere. Fanno piacere. Allora la risposta è sì, la risposta è affermativa, il cognato è assolutamente un affine entro il secondo e quindi può rientrare in un'impresa familiare. L'impresa familiare, dicevo, può essere fatta... Quindi una domanda, quindi Giuseppe potrebbe fare un'impresa familiare non con la moglie, ma con il cognato, ma con il fratello della moglie, esatto. Quindi non c'è bisogno che ci sia la moglie che dice no, io sono tuo marito, moglie e fratello della moglie, no, anche in maniera indiretta, eh sì, è una fine, okay, di secondo grado, perfetto, il cognato, quindi perfetto. Ora quindi lui parla dimostrandolo attraverso lo stato di famiglia, ma quello fa tutto parte dell'atto che si, certo, va dal notaio, certo, poi è chiaro, essendo una scrittura privata autenticata il notaio non deve leggere l'atto perché non è l'atto pubblico, no? Oh, la, okay, differenza è sostanziale, atto pubblico lo deve leggere il notaio e poi viene sottoscritto dal notaio e dalle parti, okay. La scrittura privata autenticata è che il notaio non legge l'atto ma autentica la firma delle persone chiamate in causa. Quindi se mi sbaglio potrei fare una, diciamo, potrebbe essere una scrittura autenticata errata sostanzialmente, certo, io, certo, dubito, certo, che il notaio, cioè una letta credo che gliela darà il notaio, ma chi lo sa, no, però beh, insomma, beh, i notai insomma forniscono anche un servizio opportuno, ma di poi ci sono i commercialisti, c'è il dottor Savini qui, no, però insomma non mi sono mai capitati, okay, problemi, criticità in questo tipo di cose. Allora ritornando sul ai discorso parenti, sì, della costituzione, quindi non si costituisce una società ma si fa questa scrittura autenticata nella quale si dichiara che come coadiuvanti entrano a far parte dell'impresa, che rimane un'impresa individuale, non cambia la partita IVA, non cambia il codice fiscale, non cambia l'intestazione che è nome e cognome del contribuente che magari anni addietro ha aperto la partita IVA. Quindi le faccio una domanda: per poter fare un'impresa familiare, da quello che ho capito, uno dei requisiti è quello che io devo, uno di dei costituenti, l'impresa, diciamo il più importante, deve almeno avere una partita IVA aperta, certo, cioè no, io l'impresa, che non ho partita IVA con mia moglie dico ok facciamo un'impresa familiare, andiamo da notaio, no, uno di noi due, certo, dovrebbe, no no, magari è una domanda stupida, però insomma non per dire, è, no, nel senso, costituiamo non è un'impresa familiare, non è una società, l'impresa familiare ripeto è una ditta individuale, una ditta individuale il cui titolare dichiara in questa scrittura privata autenticata, okay, ovviamente in presenza anche del coadiuvante che ne farà, sì, parte, che svolgerà un ruolo lavorativo all'interno della sua impresa, un parente entro il terzo grado o un affine entro il secondo, il pur non avendo partita IVA, ne è basta il coniuge, è il figlio, certo, ok, questi sono i casi classici che riguardano sia gli agenti di commercio che i consulenti finanziari, okay.
Allora, intanto un primo aspetto fiscale importante. Le faccio un'altra domanda prima di entrare, così dopo non, giuro non la interrompo più. Ma se due partite IVA decidono di fare un'impresa familiare, lo possono fare? Io sono Davide, ho la partita IVA e sono agente di commercio. Ho anche mia moglie che ha la partita IVA e agente di commercio. Facciamogli lei un'impresa familiare, mi sembra una follia, no? Direi di sì. No, direi di sì, anche perché comunque il coadiuvante dell'impresa familiare dichiarerà il suo reddito come reddito di partecipazione, quindi pur essendo teoricamente fattibile non serve, cosa, non serve fiscalmente, diciamo, non è un vantaggio. Io se ho magari la mia percentuale che devo dichiarare come impresa familiare la devo poi andare a accumulare sul mio reddito la partita IVA individuale, quindi tra l'altro se magari uno dei due coniugi è in regime di contabilità forfettaria perderebbe anche il requisito della contabilità forfettaria, quindi insomma sempre queste cose poi noi le diciamo in maniera teorica cercando di dare più informazioni possibili, però è sempre opportuno quando si fanno passi di questo tipo chiamare il proprio consulente e farsi una chiacchierata con il consulente, perché magari poi se non ne è proprio addentro che chiamasse anche Radio Agenti, insomma, ok, benissimo. Detto questo, un primo aspetto fiscale importante è che gli effetti fiscali dell'impresa familiare decorrono dall'anno successivo rispetto a quello della costituzione. Quindi normalmente si fanno entro la fine dell'anno, entro dicembre, per dargli valore fiscale dall'anno successivo. Questo per dire cosa? Se io nel 2023 ho un agente o un consulente che magari oggi ha già 120-150 mila euro di reddito, non di fatturato, di reddito, fare l'impresa familiare oggi per il 2023 non ha senso, nel senso che la posso fare in maniera lungimirante come strategia fiscale per l'anno successivo, ma non per il 2023. Quindi gli effetti fiscali decorrono dall'anno successivo rispetto a quella della firma della scrittura privata autenticata. Ok. Il titolare della ditta individuale, che rimane sempre titolare della ditta individuale, ripeto, non cambia partita IVA, non cambia nulla, è il sostituto dei contributi previdenziali per i coadiuvanti. Quindi da un punto di vista previdenziale il coadiuvante viene iscritto alla gestione commercianti dell'INPS. Quindi in pratica il titolare della ditta individuale pagherà i contributi fissi per sé e pagherà i contributi fissi per il coadiuvante. Quindi se io faccio un'impresa familiare con mia moglie, io che ho la partita IVA pagherò i contributi INPS per mia moglie, la quale si troverà dei versamenti INPS. Okay. Quindi per esempio scelte di questo tipo sono anche spesso opportune, no? Magari diciamo mia moglie che ha 15 anni di contributi perché ha lavorato come impiegata in un'azienda, poi l'azienda ha chiuso, io sono agente di commercio o sono consulente finanziario, magari con l'impresa familiare do la possibilità a mia moglie o ovviamente al mio marito, diciamo al coniuge, certo, di completare il percorso di versamento dei contributi previdenziali, che prevede un numero minimo di anni di versamento di 20 certo, anni, per arrivare a raggiungere, a maturare i requisiti soggettivi per ottenere la pensione e il raggiungimento dell'età pensionistica. Quindi ci sono delle strategie. Rimango un attimo sui contributi. Prima di farle una domanda sui contributi INPS, voglio dire una cosa. Per quanto riguarda invece i contributi, qui il dottor Savini parlava di INPS, per quanto riguarda i contributi in Enasarco, il coadiuvante dell'impresa familiare non deve pagare Enasarco. Esatto. Quindi i versamenti dei contributi Enasarco andranno tutti, rimangono tutti dell'agente di commercio titolare, insomma del, non so se è un nome, il titolare di impresa familiare. Sì, okay. Proprio perché non cambia la tipologia della ditta, esatto, rimane ditta individuale. Mia moglie non avrà contributi Enasarco, mentre invece avrà obbligatoriamente, e gli devo pagare io come titolare, quelli che sono i contributi INPS. I contributi fissi e in percentuale se il mio reddito dovesse superare, esatto, ovviamente il minimale previsto dalla gestione commerciale. Una domanda. Circa 16.000 spicci.
di euro. Da qualche anno sono un po' un rompiscatole e consiglio a tutti i miei amici che hanno dei figli giovani, insomma magari diciottenni, di trovare un sistema per versare i contributi IMSS ai loro ragazzi. Quindi dico agli agenti di commercio: perché non lo fate lavorare anche un po' con voi? Perché almeno lui già ha, diciamo, a sgranchirsi un po' le gambe sul lavoro e tutto, si potrebbe trovare magari dei contributi, nello specifico IMSS. La domanda è: se io faccio un'impresa familiare con mio figlio, quindi lo faccio diventare coadiuvante, al di là che avrò un vantaggio che adesso lei ci spiegherà di divisione dei redditi, sostanzialmente quei contributi IMSS che io pagherò a mio figlio diciottenne faranno anzianità contributiva. Assolutamente. Quindi è un consiglio per dire: date i contributi IMSS ai vostri ragazzi, perché quando andranno in pensione, se esisterà ancora una, diciamo, la pensione quando toccherà a chi ha 18 anni oggi, non lo so, io non ci giurerei, quindi se ci sarà ancora IMSS che pagherà appunto la pensione quando sarà fra una cinquantina, sessantina d'anni, si troveranno quantomeno l'anzianità contributiva, quindi gli fate guadagnare degli anni di pensione sostanzialmente. Dubito che i contributi incideranno in maniera importante su quello che sarà l'importo della pensione, però può essere un buon consiglio questo anche con l'impresa familiare, fare questa cosa? Direi assolutamente di sì, assolutamente sì, perché poi io me li deduco, no? Come, certo. come allora, diciamo, agente. Ovviamente li può dedurre tutti il titolare della ditta individuale, tutti, certo. I suoi e quelli del coadiuvante o dei coadiuvanti, perché possono anche essere più di uno, oppure possono essere retrocessi direttamente al coadiuvante. In quel caso il coadiuvante li porta in deduzione nella propria dichiarazione dei redditi, quindi c'è questa doppia possibilità. Quindi posso decidere di sostanzialmente di non pagarci le tasse io o il coadiuvante, esatto, direttamente. Diciamo che gli aspetti interessanti sono sicuramente il fatto che io posso retrocedere al coadiuvante una percentuale del mio reddito che non può superare il 49%, ma il 49% è quasi la metà. Ora, per carità, io ho delle imprese familiari con dei figli dentro, però magari hanno delle percentuali più basse, no? Un 15, 20, 25%, non di più. Diciamo, rapportando la percentuale a un compenso che magari un ragazzo al lavoro effettivamente svolto, vogliamo dire, 20, 21 anni può diciamo apportare nella ditta del papà o della mamma. Certo. Quindi viceversa ho dei casi in cui magari i coniugi distribuiscono quasi in maniera paritaria il reddito in un 51-49, quindi il titolare dell'impresa familiare deve dichiarare sempre almeno il 51%, almeno il 51%, non meno del 51%. Uso un termine improprio: deve essere il socio di maggioranza, deve essere il titolare di maggioranza. Quindi è ovvio che il 51% decide lui sostanzialmente. Certo. Ora, da un punto di vista fiscale, alla fine dell'anno il titolare della ditta individuale presenterà sempre la sua dichiarazione dei redditi, dichiarando reddito d'impresa nel quadro RG se è in contabilità semplificata o RF se è in contabilità ordinaria, che con l'ultima legge di bilancio è obbligatoria laddove il fatturato dovesse superare i 500.000 euro. Erano 400, sono diventati 500, quindi laddove ci fosse un agente con più di 500 o un consulente finanziario con più di 500.000 euro di fatturato, di provvigioni, ragazzi, attenzione, non fatturato delle aziende, di provvigioni, provvigioni di fatturato provvigionale personale, okay. No, lo dico perché ogni tanto qualcuno si distrae. Sì, no, è vero, perché poi effettivamente nel lavoro degli agenti spesso il fatturato è la parola quello che fa l'azienda, e poi la provvigione è rapportata al fatturato dell'azienda. Sì, no, sì, parliamo proprio del volume d'affari personale. Chiarissimo. Personale. Ok, quindi se supera i 500 è contabilità ordinaria obbligatoria, se è sotto la contabilità è semplificata, oppure per scelta contabilità ordinaria. Per scelta la contabilità ordinaria può essere una scelta interessante perché va col regime di competenza, la semplificata va col regime di cassa, però non entriamo in questi ambiti, sennò poi sono tecnici, sono interessanti. Sì, vale quello che ha detto prima, no? Sì, soprattutto per i consulenti finanziari. Spesso mi capita di gestire dei bancari che diventano consulenti finanziari, e quindi ci sono dei premi che vengono dati al raggiungimento di obiettivi commerciali. Allora in
quel caso la contabilità ordinaria consente di dichiarare quei ricavi per competenza, nel senso che se tu, faccio un esempio molto certo. veloce, se tu oggi mi dai 400.000 euro, esco dalla banca, ti do 400.000 euro, però entro tre anni io, e non devo, sono un rapinatore, entro tre anni io ti devo, di questi 400 magari 200 sono di compenso e 200 sono di premio, ma questo premio però io, se entro tre anni non raggiungo un obiettivo commerciale, che insomma, non ti porto 10 milioni di portafoglio, i 200.000 euro te li devo restituire, ok? Allora in quel caso la contabilità ordinaria mi consente di dargli una competenza, no, diversa a quei 200.000 euro. Però questo forse è un ragionamento che non che esula dall'argomento della giornata. Sì, il Pasquale, c'è un Pasquale ascoltatore, dice: mi fai morire, allora perché dovrei pagare dei contributi INPS a mio figlio, dato che anche tu non credi più in una pensione futuristica? No Pasquale, io non ho voluto fare, ci credo e soprattutto ci spero, mettiamola così. E, non sì, so, però, e quindi però... io, se avessi un figlio, non ho figli, gli ripagherei allora, i contributi sì. INPS. Io ai figli di mio fratello, dei miei amici e di tutti quanti consiglio di pagare i contributi INPS, quindi ragiona su questo. Magari faccio un po' il catastrofista perché mi piace, chi però, lo sa insomma. Io direi al nostro, scusi, amico Pasquale, perché... al nostro amico Pasquale di farsi fare dal commercialista, dal consulente, un prospetto molto veloce dove da una parte gli deve mettere le tasse e i contributi previdenziali che paga ora e dall'altra parte le tasse e i contributi previdenziali che pagherebbe nel caso dell'impresa familiare, rendendosi conto che un buon importo delle tasse che lui paga da solo, è vero, le andrebbe a pagare comunque, ma le va a pagare come contributi previdenziali per il figlio. Allora, bel regalo. Un conto è pagare tasse che sono a fondo perduto, cioè sono un conto è pagare i contributi che perlomeno che non sono a fondo perduto, Pasquale, non ho detto quando, questo. Quando i nostri figli andranno in pensione, noi o saremo dei fenomeni su tutti i giornali, oppure guardi, non ci saremo io più. Io sono nel CDA in Asarco, non mi posso esprimere su queste cose, se no mi staccano la testa, insomma. Diciamo che ho delle teorie personali molto interessanti che insomma magari poi a microfoni spenti o a tutti gli ascoltatori che vogliono condividerò, insomma. Però pagare i contributi è assolutamente una cosa rigorosa ed intelligente, soprattutto ad un ragazzo che ha 18 anni, perché se noi gli paghiamo i contributi 10 anni prima, anche se sono il minimo, lui anziché andare in pensione a 75 anni, che sarà l'età pensionistica, su questo Pasquale te lo confermo, fra 50 anni andremo in pensione a 75 anni, 100%, non prima, anziché andare in pensione diciamo a 85 anni ci andrà a 75, nel senso che andrà in pensione un pochino prima rispetto a chi non ha avuto questa opportunità. Questo insomma per chiudere, non volevo ulteriormente interromperla su questa cosa. Eravamo concentrati su che cosa, dottor Savini? Sull'impresa familiare, sulla sì. distribuzione del reddito, che abbiamo detto, il coadiuvante dichiara la propria percentuale sotto forma di reddito di partecipazione e quindi paga le tasse sul proprio reddito. È ovvio che da un punto di vista fiscale c'è una discreta ottimizzazione, perché riesco a spalmare lo stesso reddito su due teste e quindi riesco a calcolare le aliquote degli scaglioni più bassi per due volte, non per una volta sola. Certo. Ok? Quindi c'è questo di poi. Si abbatte parecchio, insomma. Un altro aspetto interessante è di natura finanziaria. Aspetti, allora, prima di andare alla natura finanziaria, non perde il filo su questa cosa, sulla distribuzione del reddito le faccio una domanda che in realtà me l'ha ispirata lei in una delle trasmissioni precedenti, forse anche in un paio, no? Su questo fatto del 51-49, quindi della distribuzione del reddito, io ricordo che lei più di una volta ha detto: signori, non facciamo tutti 51-49 perché potrebbe provocare dei problemi, facciamo magari un'impresa familiare con due figli, facciamo 60% io, 20% un figlio, 20% la moglie, per dire. Ora, lei ha dei casi con cioè l'Agenzia delle Entrate può dire qualcosa su questa distribuzione? Qualcuno può venire da lei e dirle che suo figlio, che ha 18 anni, in effetti non lavora così tanto all'interno dell'impresa familiare e quindi ci riprende i costi? Cioè, quando vado a fare questa distribuzione, quindi mi metto seduto con la mia famiglia e dico: ok, io faccio 60, mia moglie 20, mio figlio 20, oppure qualsiasi altra cosa, va bene? Qualcuno può dire qualcosa? Che cosa bisogna tener conto quando si prende questo tipo di decisione? Ma io quest'anno ho fatto 31 anni di iscrizione all'ordine, portati più, benissimo, più un po' di tirocinio, non ho mai avuto
casi di questo tipo. Okay. Ma più che altro perché sono diciamo casistiche regolamentate da una norma che consente al titolare dell'impresa familiare di retrocedere fino a un massimo del 49%. Okay. Quindi come potrebbe fare, no, l'Agenzia delle Entrate? No, certo, infatti. No, tu vali il 16,5% e non il 25% o altri casi, no, di questo sì. tipo. Quindi direi di no. Quindi questa ripartizione sostanzialmente è soltanto un calcolo matematico, se vogliamo, rispetto a quelle che sono le incidenze sì, fiscali. Beh, direi sempre di valutare le, da un punto di vista proprio soggettivo i casi e verificare quali sono certo. le percentuali più idonee. L'aspetto finanziario interessante sì, che finanziario. Dicevo prima è che diciamo il coadiuvante dichiara il reddito indipendentemente dai bonifici che il titolare gli ha fatto rispetto ai suoi utili. Quindi non è obbligatorio, capito, bonificare, tracciare da un punto di vista finanziario il pagamento di una parte degli utili al coadiuvante, ma è un aspetto che rimane unicamente dichiarativo. Quindi io dichiaro che il 20% ce l'ha Davide sì. e il se tu fossi mio figlio certo. e l'80% lo dichiaro io come titolare, capito? Certo. Quindi è questa la anche una caratteristica interessante, perché oggi, per carità, dice, ho un figlio, magari lavora per me, ha la partita IVA aperta, lui mi fa le fatture, io gli devo pagare una fattura. Sì, tanti sono così, una, no? Una fattura prevede l'obbligo della tracciabilità, no? Se supera certo. il limite dell'antiriciclaggio. Anche se io poi consiglio sempre di utilizzare sistemi tracciati certo, proprio certo. per evitare che ci siano contestazioni, no? Santa fattura elettronica su questo, nel senso ma che comunque sì, anche sì, lì sì, sì, è sempre opportuno. E poi ricordiamoci sempre che il limite del contante è 4.999 dal 1 gennaio 2023. Però non bisogna prendere... Quanto, scusi, mi sono distratto? 4.999, no, è aumentato, no? È aumentato, via, da quasi 5.000 euro. Per 5, esatto. E la cosa interessante, cioè interessante, la cosa importante, più che interessante, è che non è che io devo considerare il singolo pagamento per poterlo eventualmente fare in contanti. Io devo considerare il valore della prestazione, il valore del servizio. Un esempio classico: se io ho un dipendente e gli do 1.500 euro al mese, io ho l'obbligo di pagarlo in contanti. Se io ho un contratto di locazione che mi vale certo. 24.000 euro l'anno, io i 2.000 euro al mese non li posso pagare cash, perché no, tanto 2.000 è sotto i 4, no, perché il mio valore di quel servizio è 24.000 euro certo. e questo vale anche per i compensi. Quindi per l'impresa familiare in teoria non ho un obbligo di fare un pagamento tracciato, addirittura proprio di fare il pagamento utili. Proprio sì, cioè, potrei anche non farlo. Vengono dichiarati e basta, vengono okay. dichiarati dalle parti e ognuna ci paga le tasse dipendentemente da. Quindi potrei dare degli utili a mio figlio e non darglieli. Mettiamola così, se vogliamo. Rimangono in un ambito di gestione familiare. Ecco. Per molestando che lei, insomma, saprà che la paghetta da papà è più, a volte più cospicua rispetto agli utili di una società. Potrebbe anche essere così, insomma, una battuta su questa cosa. Pasquale ci ha risposto, dice sì, scherzavo, era giusto per sdrammatizzare. È sempre cosa buona e giusta sdrammatizzare, Pasquale. Certamente. Allora, vediamo qualche domanda di qualche ascoltatore. Per esempio, Camillo ci scrive: se faccio il cambio da ditta individuale a impresa familiare con mia moglie, devo comunicare alle aziende mandanti questa cosa o non serve? Si devono rifare i contratti o resta sempre la mia intestazione della mia ditta individuale? Grazie nulla, mille. Non cambia nulla. Quindi mi dà la risposta legale anche lei diciamo, al posto dell'avvocato con la Paoli in questo non momento. Non cambia nulla, perché ripeto, il titolare della ditta individuale è lo stesso, non cambia la ragione sociale, capito? Non cambia certo. la forma giuridica, non cambia nulla. Sì, quello che comunque abbiamo spesso detto, Camillo, non cambia nulla, però insomma un due righe tracciabili, scritte e quant'altro, conviene comunque farle sempre all'azienda, perché ricordiamolo che insomma c'è il principio di lealtà, correttezza, buona fede. Quindi se fai una scelta del genere, motivola per motivi fiscali, ho fatto un'impresa sì, familiare, non cambia... anche se poi il coadiuvante, all'azienda, il coadiuvante sì. è un collaboratore che lavora all'interno del
l'impresa non è un socio, sì, è un lavoratore, quindi la differenza è sostanziale, no? Nel senso, è ovvio che un'azienda potrebbe dire no, io ho fatto un accordo con te e poi tu mi metti dentro un socio, per me il socio non va bene, quell'accordo salta. Certo. L'accordo che io faccio con la ditta mandante rimane sempre e produce effetti tra la ditta mandante e me, agente di commercio, ditta individuale. Poi io, se mi avvalgo di un coadiuvante, di un lavoratore, che non è un certo socio, che è un lavoratore all'interno della mia impresa, quindi anche perché un coadiuvante non deve essere agente di commercio. Certo, quindi è un po' come se io prendessi una segretaria, come se io prendessi un... adesso sto semplificando. Esatto, quindi... è una semplificazione, sì, estrema, però, perché la segretaria è sempre un lavoratore dipendente. Certo, però certo. Un coadiuvante può svolgere delle mansioni un collaboratore per andare esatto, sì, per registrare le fatture commerciali di organizzazione del lavoro, no? Nel senso, certo, quindi assolutamente sì. Beh, ci sono magari tanti agenti, consulenti che hanno a che fare con tanti appuntamenti settimanali, quindi magari il coadiuvante collabora proprio alla gestione interna dello svolgimento dell'attività della ditta individuale, dell'agente di commercio o del consulente finanziario. Quindi, detto così, forse non c'è nemmeno bisogno di nessuna comunicazione, magari la chiediamo all'avvocato, la chiediamo a Valerio, sì, quando andiamo a cena con Valerio, ci facciamo pagare la cena da Valerio. Esatto. Difficile, l'avvocato con la Paoli è molto morigerato nel suo aspetto. Allora, qualche domanda, le leggo qualche domanda degli ascoltatori, sì, che non è proprio, diciamo, adesso abbiamo parlato soltanto della familiare per ora. Mimmo, allora vabbè, prima Marco, essendo già pensionato in Asarco e IMSS e continuando a lavorare, divertendosi ancora molto, bellissima Marco, conviene passare SRL, SAS o SNC? Beh, allora, non è che ci sia una convenienza, bisogna un po' valutarla la situazione, no? Anche perché passare vuol dire ho dei soci disponibili, capito? Cose di questo tipo. Però ragioniamo a grandi linee su questa cosa che ha detto il nostro... Perché io già ho la risposta, io di getto direi SRL per mille motivi, però faccio ragionare lei. Allora, io personalmente mi godrei la pensione. No, scherzo, esatto. Si diverte Marco, quindi fa bene. No. Allora, io personalmente, allora, la SRL, certo, nell'esercizio dell'attività di agente di commercio, che poi i consulenti finanziari ovviamente non la possono proprio costituire. È vero. Non mi fa impazzire, però questo è un mio parere personale, certo, nel senso, non mi fa impazzire per quale motivo? Perché è vero che da una parte io ho la responsabilità limitata alla mia quota di partecipazione, però è anche vero che quando uno inizia un'attività deve sempre valutare il rischio di impresa. Il rischio di impresa di un agente di commercio nullo, è quasi molto sì, molto basso. Adesso, certo, non voglio dire zero, ma è molto basso, quindi non ho quell'esigenza da di proteggermi sostanzialmente. Okay. Un agente di commercio ditta individuale è illimitatamente responsabile, risponde, ma esattamente come noi professionisti, certo, rispondiamo di quello che facciamo e dei danni che causiamo, ecco. Però, certo, che danno può causare un agente di commercio? Ecco, la vedo difficile pensare, no, a, certo, qualcosa, certo, di così eclatante da dire no, voglio essere protetto da una SRL. Anche perché poi, costituita una SRL, la SRL ha un'autonomia patrimoniale perfetta, è un soggetto giuridico autonomo. Questo che vuol dire? A parte la contabilità ordinaria obbligatoria, quindi devo registrare tutte le assemblee, no? Tutte quelle robe lì, orientazioni finanziarie, eccetera. Ma poi, per prendermi i soldi della SRL, allora o fatturo la SRL perché lavoro per la SRL, o divento dipendente della SRL, o sono amministratore e ho un compenso che è comunque assimilato al lavoratore dipendente. Mm-hmm. Oppure mi prendo la distribuzione degli utili. Però considerate che un SRL presenta una dichiarazione dei redditi, paga le tasse come SRL, che sono il 28,82, adesso non entro nel merito, no, del costo detraibile, o all'80, al 75, cioè diciamo che sono il 24 di IRES e il 4,82 di IRAP. Badate bene che gli agenti di commercio ditte individuali l'IRAP non la pagano più. La SRL, esattamente come anche le società di persone, pagano invece ancora l'IRAP, e quindi arriviamo al 28,82. Ipotizzate 100.000 euro di utili in una SRL.
pago il 28,82, voglio arrotondare, me ne rimangono 70, quindi ho levato un 30, me ne rimangono 70 e decido, l'assemblea dei soci, la maggioranza dell'assemblea dei soci decide, delibera di distribuirli ai soci. Non entro nel merito neanche dell'accantonamento obbligatorio della riserva legale. Questi 70.000 euro vengono assoggettati ad un'imposta sostitutiva del 26%. La differenza quindi è il netto che entra in tasca. Ora, se io da questi 100.000 euro di utili ante imposte ci levo il 30 e poi levo il 26 del 70% che mi rimane, certo, alla fine, se uno si fa i conti, va a verificare che l'imposizione è superiore al 47% di questi utili. Quindi non è, da un punto di vista fiscale, una panacea, diciamo. Allora, ripeto, oltre al fatto che ha dei costi di costituzione maggiori, ha dei costi di gestione maggiori, quindi io lì, beh, è ovvio che di SRL ce ne sono tante, però seguire un SRL da un punto di vista di studio commercialista, certo, sicuramente serve più tempo, no? E quindi maggiori costi, perché è ovvio che se ci lavorano delle persone, il bilancio che deve essere depositato in Camera di Commercio, perché è un atto a disposizione di qualunque terzo interessato, qualunque variazione che determina delle variazioni significative devono essere depositate in Camera di Commercio, quindi è una gestione più onerosa e meno snella da un punto di vista finanziario, oltre che forse più onerosa anche da un punto di vista fiscale. Capito? Perfetto. A me non fa impazzire. Io... viceversa, invece, le società di persone possono essere una soluzione interessante. Perché? Perché le società di persone SS o SNC, la differenza velocissima è che nella SNC i soci sono tutti illimitatamente responsabili, nell'SAS ci sono i soci accomandatari che sono illimitatamente responsabili, ce ne deve essere almeno uno, i soci accomandanti sono limitatamente responsabili rispetto alla quota di partecipazione e sono soci sulla carta non lavoratori. Poi è ovvio che se un socio è lavoratore o non lavoratore, in entrambi i casi SAS o SNC viene fleggato direttamente nella dichiarazione dei redditi, e questo comporta poi il discorso dei contributi previdenziali che devono essere pagati dai soci delle società di persone. Però se io sono un socio accomandante di una società di persone non lavoratore, io i contributi previdenziali su quel reddito non li pago, sono un socio di capitale. Allora, provate a considerare i 100.000 euro di utili dell'esempio che ho fatto per le SRL. Sono una SAS magari con tre soci, facciamo due soci, con due soci, 50 okay. e 50 in un ambito sempre di familiare, io ho 100.000 euro, 50 da una parte, 50 dall'altra del mio socio finanziatore non lavoratore, non responsabile. I miei 50 sono soggetti a contributi previdenziali, gli altri 50 non sono soggetti a contributi previdenziali perché non è un socio lavoratore, certo. Quindi c'è una direi che, a parte il discorso dell'IRAP, spesso in ambito familiare una SAS ottimizza gli aspetti fiscali. L'unica cosa che mi sento dire a Marco, e poi ho due domande interessantissime sulla parte relativa all'impresa familiare che adesso le faccio, è: Marco, solamente molta attenzione in campana, come mi piace dire, al fatto che se tu sei già pensionato e le aziende ti hanno liquidato le indennità di fine rapporto, che domani mattina nessuno ti possa venire a dire: ma lei effettivamente non è andato in pensione perché sta continuando a lavorare, a ridarci tutte le indennità di fine rapporto, che se hai lavorato magari 30 anni potrebbero essere dei soldi. Valuta molto bene questa cosa qua, quindi che l'azienda non possa dire: hai dichiarato di andare in pensione ma in effetti non eri pensionato al 100%, avresti potuto continuare a lavorare. Verificala, Marco. Bellissima domanda di Roberto da Padova, che ci scrive: posso affidare un'auto al coadiuvante familiare? Sì, allora i costi dell'impresa familiare devono essere sempre intestati al titolare dell'impresa familiare. Okay. Quindi diciamo che Roberto ha un'auto, ne compra un'altra, la dà al figlio che è nell'impresa familiare, le può scaricare tutte e due. Esattamente. A meno che non sia un'auto intestata. Quindi ricordiamo, agente di commercio, recupera tutta l'IVA. Allora in quel caso non mi deduco il costo di acquisto dell'auto, però per esempio in quel caso uno può
pagare dei rimborsi chilometrici, per esempio. Però io, per esempio, nei miei casi le faccio comunque intestare al titolare, questo per evitare, diciamo, certo, qualunque tipo di dubbio. E la criticità è il discorso assicurativo, che però si risolve stipulando un'assicurazione e dichiarando il secondo guidatore, no? Perché è ovvio che se io magari ho l'impresa familiare, non la posso fare perché il professionista non la può fare, okay, deve essere imprenditore. Però se fossi agente magari con mia figlia farei un'impresa familiare, comprerei la macchina e, stipulando il contratto di assicurazione, dichiarerei che la posso guidare io, ma la può guidare pure mia figlia. Quindi, diciamo, l'ideale è, per scaricare tutto, recuperare IVA, costo anche dell'auto, ammortamento 5 anni, lo ricordiamo, tutto quanto, intestare tutto al titolare dell'impresa. Laddove tuo figlio Roberto dovesse, o il coadiuvante o tua moglie dovessero già avere un'auto, fare una scrittura privata, un comodato d'uso per poter scaricare, esatto, benzina, costi. Beh, anche, voglio dire, più semplice giustificare, motivare in un ambito di richiesta della Agenzia delle Entrate il fatto di utilizzare due auto, che non è vietato dalla legge. No, certo, in materia di reddito d'impresa l'abbiamo detto più volte. Ci sono dei podcast, però è chiaro che se io sono da solo e ho due o tre auto intestate a me, l'Agenzia delle Entrate mi dice: ma tu dimostrami come due o tre auto entrano nel processo produttivo di produzione del tuo servizio. Certo. È ovvio che se io ho un coadiuvante è tutto più semplice, è tutto motivato e giustificato. Perfetto. Giuseppe ci dice: altra domanda interessantissima, non ho assolutamente idea della risposta. Se il figlio maggiorenne è già assunto altrove, può essere coadiuvante familiare? Allora, in linea teorica sì, poi bisogna vedere quanto prende di reddito lordo dall'assunzione, perché comunque quanto conviene, no? C'è il cumulo dei redditi. Allora è ovvio che se ho un figlio che magari ha le prime armi rispetto al lavoro che ha iniziato e ha uno stipendio lordo di 18.000 euro, perché magari part-time, allora magari io sono un agente, fatturo 400.000 euro di provvigione, magari un 10% glieli posso passare, un 15% glieli posso passare, soprattutto poi se è un part-time, no? Nel senso che, quindi va valutata. È ovvio che se ho un figlio che ha direi, considerate sempre che sopra i 50.000 euro di reddito, non di fatturato, di reddito, scatta l'aliquota dello scaglione più alto, no? E quindi non conviene più. E quindi alla fine non ha senso. Certo, si risparmia sotto i 50.000 euro sostanzialmente. Sì, direi di sì. Ok, quindi diciamo un agente di commercio che fattura ha un utile di 80.000 euro, se lo divide per tre è un bel risparmio, perché diventano sostanzialmente, ma viene 90, facciamo 30, 30, 30, e quindi è un bel risparmio. Va bene, continuiamo con le domande che ci hanno fatto. Mimmo ci dice questo: per l'anno nuovo vorrei fare una SRL unipersonale, quindi fare conferimento della ditta individuale per quanto riguarda i contributi da Sarco già versati, avendo raggiunto i 20 anni di versamento, i successivi con la SRL vanno in accumulo? Vuoi rispondere lei? Rispondo io. Ma SRL non ci sono i contributi da Sarco, perché c'è solo... prego. Sì, no, nel senso... è una domanda che comunque presuppone una verifica delle motivazioni e degli obiettivi che intende raggiungere il nostro amico. Ripeto, perché in linea teorica un po' ho risposto prima, no, sul fatto che a me non fa impazzire SRL, insomma, per questo tipo di gestione. Quindi dovrei capire bene qual è l'obiettivo che intende raggiungere, qual è lo scenario ottimale che lui ha in mente. Conta molto il fatturato, Mimmo, conta anche rispetto a questi 20 anni di contributi in Asarco che hai fatto, se hai anche una quota di tipo la quota A, quindi quanto impatta la quota A, perché ricordiamo, ogni tanto conviene smettere di versare i contributi e si prende una pensione più alta. Quindi Mimmo, molta attenzione, occhio, perché vedo un po' di confusione nella domanda, perché i contributi Enasarco dell'SRL non sono contributi di previdenza, ma sono esclusivamente contributi di assistenza. La chiudiamo
chiamo così con Mimmo, dottor Savini, insomma, e ascolta magari il podcast e senti il dottor Savini cosa ha detto sull'SRL rispetto alla convenienza. Allora, qui abbiamo, siamo quasi arrivati, però questa la vorrei leggere del nostro ascoltatore anonimo. Sono un agente, ma per l'anno nuovo ho l'opportunità di diventare agente generale, poiché dovrei assumere una segretaria e soprattutto fare un mandato agli agenti che lavoreranno con me. Vorrei creare un SRL, ma avendo avendo in Cassazione una causa contro l'agenzia della riscossione per un importo significativo, temo che questa potrebbe aggredire le quote dell'SRL che non posso intestare a mia moglie. Il settore è quello della vendita dei libri, abbiamo pochissimo tempo, dottor Savini, manca un minuto e 40 alla fine. Una causa, un SRL, allora, diciamo, aggredire. Quello che ha detto è corretto, nel senso che una quota sociale è comunque un cespite aggredibile, come esattamente come un conto corrente, come anche dei crediti nei confronti delle ditte mandanti, no? Ricordiamo sempre che adesso l'Agenzia delle Entrate nel periodo post-Covid ha ricominciato anche a verificare le posizioni di chi non è in regola con i pagamenti, quindi la cosa spesso più fastidiosa è il PPT, pignoramento presso terzi. Loro sanno quali sono le mie ditte mandanti, no? Quindi magari mandano la lettera alla ditta mandante e gli dicono: se tu hai dei debiti nei confronti di Savini, perché non gli devi dare delle provvigioni? Esatto. Non li devi dare a Savini, cioè li devi dare a noi, se no non le prendiamo da te. Esatto. E poi c'è tutta la storia per i monomandatari e quant'altro. Allora, 40 secondi, saluto Tiziano Cenciarelli, Marco Potetti, Francesca Sacco, il dottor Dino Savini. Grazie, dottor Savini. A voi. Davide Ricci in conduzione. Abbiamo il quizzetto, perché abbiamo un vincitore del quizzetto. Ricordiamo la domanda: saremo in Sardegna, a Cagliari nello specifico, giovedì 28 settembre. La domanda era: sì, va bene, a Cagliari, giovedì 28 settembre, ma in quale centro congressi, di quale albergo? Ha vinto il quizzetto Paolo con il finale del cellulare 000, che ci dice che a Cagliari noi il 28 settembre saremo presso l'hotel Regina Margherita. Vi aspettiamo, venitevi a prendere le tazze, a te Paolo la mandiamo, perché lì abbiamo le tazze per tutti. Ciao, un saluto. Obiettivo Agenti. Radio Agenti. Radio Agenti. Passione per la vendita.